Incontro con i media del nuovo rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, che ha illustrato le proposte didattiche per il 2021-2022. Sentiamo Valerio Vargiu. Per i nuovi protagonisti al vertice dell'Ateneo Cagliaritano è stato l'evento del battesimo ufficiale, il giorno più volte rinviato dell'esordio al microfono di Francesco Mola, il neo magnifico rettore capace di raccogliere un suffragio record per la successione a Palazzo Belgrano di Maria del Zompo. È stato accompagnato per l'Open Day dell'Università del Capoluogo dal vicario Gianni Fenu e dagli altri prorettori voluti da Mola, che ha scelto per un taglio deciso con il passato, con due sole eccezioni. Sicuramente ha fatto piacere a tutti noi poter arrivare a un passaggio da un rettore a un altro in maniera condivisa e sicuramente con grande voglia di fare. E il non avere difficoltà iniziali proprio sotto questo aspetto, quindi avere una spinta così forte ci aiuterà molto. Quali sono le novità che porterà all'Ateneo Cagliaritano Francesco Mola? Beh, le novità saranno sicuramente legate all'analizzare il contesto, perché siamo in una situazione di cambiamento epocale. Guardate, questa pandemia ha sollecitato un dibattito in tutti noi molto importante, perché la difficoltà e il reagire alla difficoltà ci ha anche permesso di riflettere su non solo quanto è importante il nostro ruolo, ma sulle azioni che dobbiamo fare. Io in generale non sono uno che ama il meccanismo dello spoiling system, nel senso che arriva il nuovo, azzera il vecchio. Credo che se l'Ateneo ha appena 400 anni, è legato al fatto che ognuno di noi riesce a beneficiare del grande lavoro che hanno fatto tutti gli altri prima. E il mio auspicio principale sarà quello di lasciare a chi verrà dopo di me un terreno fertile per fare meglio di me.